Dal Vangelo di Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola di Dio è tutta impostata sulla volontà di servizio che il Signore ha esercitato Lui per primo e chiede a noi come Suoi discepoli. Prima lettura ci dice chiaramente chi è questo servo di Yahweh annunciato da Isaia, che poi viene riferito a Cristo. Ecco, dice: questo si è sottoposto ai dolori, ci è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando avrà offerto se stesso in sacrificio di riparazione, allora avrà una discendenza caratterizzata da questo suo sacrificio e quindi corrispondente poi una discendenza che cammina secondo il piano di salvezza di Dio. E dopo un tormento, dice, vedrà la luce. Intanto comincia a sacrificarsi, comincia a offrirsi per il bene di tutti. Nella seconda lettura rimarca questa idea, la lettera agli Ebrei dice: noi abbiamo un sommo sacerdote grande, perché attraverso i cieli si è manifestato come il Figlio di Dio. E quindi manteniamo ferma la nostra fiducia in Lui, perché è una fiducia che è fondata su una sicurezza. Questo sommo sacerdote non è che non conosca la nostra realtà, ma la conosce fino in fondo, perché ha assunto la nostra natura con tutte le problematiche della natura umana. Quindi conosce le nostre debolezze, le nostre fatiche, le nostre tribolazioni, le nostre sofferenze, perché le ha vissute. Per cui nel suo servizio per noi non è uno fuori dalla realtà, come vuol tentare di far capire l'uomo di oggi, ma è pienamente nella realtà concreta della natura umana. Inoltre, avendo questa visuale e questa discendenza dal cielo, a un certo punto è in grado di aiutarci a leggere tutte le nostre difficoltà e problematiche in una luce nuova. Quindi Cristo è colui che ha messo la sua vita a servizio nostro. Poi abbiamo il Vangelo e abbiamo sentito prima Giacomo e Giovanni che chiedono di occupare i primi posti. Poi gli altri discepoli, logicamente, hanno cominciato a,
ad arrabbiarsi con Giacomo e Giovanni, come a dire, con che diritto chiedete questo? E allora il Signore chiama a sé gli apostoli per istruirli e per indirizzarli verso un ideale non di grandezza, ma in opposizione alla mentalità comune. Vedete, noi nella nostra vita di oggi c'è una ricerca forte di due aspetti: del denaro, prima di tutto, e del potere, perché sono molto collegati tra di loro. Ebbene, il Signore viene a dire: questa mentalità, vedete dove vi sta portando? Fuori strada, a combinare un mucchio di guai, mentre il vero atteggiamento è quello del servizio. Quindi Gesù rivela una nuova scala di valori, proprio per rispondere a questa richiesta degli apostoli. Il potere, dice, non è intrinsecamente cattivo. Tutto dipende da come lo si esercita. Se io esercito il potere per dominare, ha un aspetto. Se io esercito il potere per servire, ha tutto un altro aspetto. Quindi Cristo ha trasformato la potenza in servizio e quindi ha svolto, ecco, e ha scelto la potenza della croce, che può essere all'apparenza una potenza di fallimento, ma è quello che ha reso possibile la salvezza di tutti gli uomini. Per cui il sacrificio di Cristo è un sacrificio liberatore per tutti. Cristo si fa fratello nostro nell'umanità, di un'umanità malata e dolorante, e quindi cerca veramente di sanarla secondo i suoi criteri, perché questo ha provato la nostra vita in ogni cosa. Per cui la strada di Cristo è un messianismo di impegno, non come impero, ma come servizio, perché dice: lui è venuto per servire, non per essere servito. Mentre gli apostoli discutevano di una religiosità trionfalistica, Cristo presenta una religiosità, un messianismo di immolazione e di educazione. Perché vedete, il potere ha infinite ramificazioni. Occorre esercitare un potere per gli altri, un potere a vantaggio degli altri, non un potere sopra gli altri, perché quello non mette in evidenza le caratteristiche e le potenzialità di ciascuno, ma cerca solo di imporre quello che abbiamo in testa noi. E dice il Signore, quando parla del suo battesimo, del calice agli apostoli, dice a un certo punto: i potenti della terra dominano, tante volte abusano, spesso sfruttano. E ogni volta che nella Chiesa la Chiesa si lascia trascinare, si lascia tentare dalla forza, dal fascino, dal potere, dal trionfo delle strutture, si inserisce nella lista dei dominatori. E poi arrivano le crisi che buttano all'aria tutto. Vedete, un po' di anni fa tutti erano alla caccia di allargare i seminari perché non erano più sufficienti per le vocazioni che c'erano allora. E mentre allargavano i seminari iniziava la crisi delle vocazioni. Come a dire: cosa credete, di camminare bene perché avete costruito degli ambienti ampi? Si parlava della Chiesa come colei che doveva imporsi alla società, e quindi proprio per il numero che viveva allora. E da quando si è illusa di questo è cominciata la crisi. Tanti si sono allontanati, tanti non credono più nei valori cristiani,
predicati dalla Chiesa. E quindi occorre cambiare visuale, trasformare la volontà di dominare in una volontà di servizio. Noi vediamo la vita dei santi, erano persone dedite al servizio e non certo al dominio. Vediamo anche i nostri santi del Piemonte come si sono prestati per servire gli altri, affrontando parecchie difficoltà, però hanno cambiato un aspetto della società. Certo, ciascuno non poteva cambiarli tutti, però ognuno ha cambiato un aspetto della società e ha fatto riscoprire valori molto più importanti. Quindi occorre capire questo. Il potere conferisce autorità, perché ti autorizza a decidere e a imporre. Il servizio conferisce autorevolezza, che vuol dire tu sarai creduto nella misura in cui dimostri con la tua vita quello che stai portando avanti e quello che stai predicando. Quindi se tu dai una testimonianza valida di questo seguire il Signore, certamente allora sarai creduto e ascoltato. Se ti preoccupi di dire quello che devono fare gli altri, a un certo punto non sarai più ascoltato. Ed è quello che sta nascendo, che sta verificandosi nella nostra vita. Quindi ritorniamo a questo principio del Signore. Facciamo della nostra vita un servizio al Signore nel vivere con coerenza il dono della vita che ci ha dato. È un servizio ai nostri fratelli con i quali condividiamo questo cammino su questa terra. Ultima cosa, un pensiero, vedete che c'è un quadro davanti, oramai lo conoscete tutti, è l'immagine del nostro fondatore, San Paolo della Croce, nato ad Ovada. Vi ricordo solo un principio che ha guidato la sua vita. Lui ha insistito molto sulla meditazione, sulla passione di Gesù, dicendo: meditare la passione di Gesù si riesce a capire meglio la gravità del male, del peccato e a porre rimedio. Perché quando ci mettiamo davanti a che cosa ha combinato il peccato nei confronti di Gesù, uno dice: questo non può essere la via giusta. E poi, nello stesso tempo, la passione di Cristo è la manifestazione del grande amore che Dio ha per tutti noi. È giunto a regalarci il suo figlio è giunto a morire sulla croce proprio per realizzare la volontà di Dio e per offrire a tutti la possibilità della salvezza. Quindi noi abbiamo un Dio, Padre, che ci ama immensamente, un Figlio che ha sacrificato la sua vita per noi, per la nostra salvezza, e lo Spirito Santo che ci guida a capire qual è la direzione giusta della nostra vita. Tutto quello che hanno fatto e continuano a fare è per noi. E allora domandiamoci se dobbiamo continuare a volte ad avere paura nell'ascoltare il Signore, nel seguirlo, quando abbiamo davanti un Dio che ci ama fino a questo punto, non dovremmo avere nessuna titubanza nel seguirlo e nel seguirlo fino in fondo e nel fare della nostra vita una imitazione della sua vita, vita non di potere ma di servizio.